Un senso di coinvolgente abbandono rapisce l'osservatore che si pone di fronte a dipinti e sculture di Concetta Palmitesta. La scelta del materiale e i soggetti proposti da questa artista generano una sorta di rapporto interattivo tra uomo e ambiente, un trasporto verso una dimensione altra, mistica e spirituale. Abruzzese di origine, Concetta Palmitesta ha studiato all'Istituto Statale d'Arte di Chieti ed ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Brera. Una lunga carriera, tante esposizioni e tanti riconoscimenti e consensi di pubblico e critica. Scultura e pittura, due aspetti dell'arte. Uno che si basa sulla manualità, sulla capacità di dar forma ad un oggetto partendo da un materiale grezzo. L'altro più intellettuale, in grado di esprimere attraverso un'associazione di forme e colori quella che è la percezione della realtà in cui viviamo. Ma entrambi accomunati da una sorta di coinvolgimento riflessivo tra autore e fruitore. Nei dipinti di Concetta Palmitesta è la natura che si mostra e che prende vita sulla tela. Una natura incontaminata che diventa colore, generando paesaggi, scorci, vedute, orizzonti infiniti. Una natura che non è figurativa, ma mentale. Nell'astratto l'artista coglie infinite sensazioni che corrispondono alle mille sfaccettature della realtà, quella che osserviamo con lo sguardo e sentiamo con il cuore. Ogni sfumatura cromatica cattura suoni, sapori, profumi della realtà ed esterna anche sentimenti ed emozioni. Le immagini diventano così calde, solari, attraversate da una luminosità intima che si nasconde in segni dinamici che solcano la materia per tirarne fuori l'essenza, con armonia ed eleganza. Non serve una forma riconoscibile per suscitare piacere estetico. La bellezza di un'immagine sta proprio nell'impatto che la sua spontanea istintività genera in chi osserva, andando a toccare le giuste corde dell'emotività. E se i dipinti sono astratti, non lo sono invece le sculture. Rispettose di valori estetici e formali, emergono dalla materia, mostrando tutta la loro naturale plasticità. Come un atto d'amore, l'artista incide la pietra, bianca e candida, con determinazione, facendo nascere da essa melodiche figure, volti, corpi appena abbozzati. È la forma stessa che si libera dalla materia che l'accoglie, raggiungendo uno stato di estasi, di abbandono totale alla natura che la circonda. Le sculture di Concetta Palmitesta sono impronte, tracce della presenza dell'uomo nella natura, della quale proprio nella materia si percepisce la bellezza e la purezza. Una serenità estrema traspare dai volti e dalle altre forme, un lirismo evocativo, un piacere mistico e di rapimento dell'anima. Quell'idea di emozione quasi soprannaturale che si insinua nei solchi lasciati dallo scalpello, negli spazi che meglio possono catturare la luce, che attraversando la materia va ad illuminare il cuore e la mente di chi osserva.